Non credevo fosse facile partire da casa lasciando le persone più care per iniziare la mia avventura con te. Però partii con il desiderio di seguirti a tutti i costi. Volevo somigliare a Santa Teresa, che era forte, che non si spaventava di fronte a niente e sopportava tutto quello che le capitava. Quando faceva qualcosa per Gesù, non le interessava ciò che potevano dire di lei. Teresa sì, che era anticonformista, aveva un motto stupendo: nulla ti turbi, nulla ti spaventi. Dissi a me stessa che così dovevo essere anch'io. Come potevo non essere così, quando fin dall'inizio lui mi aveva detto: non sarai tutta per me, come io sono tutto per te. Mi stava dimostrando che mi voleva con tutto il suo cuore e non gli interessavano i miei difetti. Un giorno mi disse chiaramente che lui sceglieva ciò che è più inutile per realizzare grandi cose. Non mi offesi per quelle parole, sapevo benissimo che erano la verità, bastava vedere il poco che sono. Lo capivo sempre meglio ogni volta che lo guardavo negli occhi, quegli occhi. Quando mi guardava, tremavo. Tanta era la tenerezza, tanto l'amore che riflettevano, e rimanevo a fissarlo come una tonta. Non riuscivo a capire come lui potesse volermi tanto bene. Non ti stupire, ancora adesso non lo capisco del tutto. All'inizio mi costava accettare che il suo amore fosse tanto grande, generoso e disinteressato. Ma poi mi lasciai contagiare.